In questo video parliamo di mal di schiena ed in particolare di quello che comunemente è detto il colpo della strega. Il colpo della strega deriva solitamente da un movimento brusco ed errato delle vertebre lombosacrali. Da qui il vello, quindi per proteggere poi le vertebre, per evitare danni poi ben più gravi, blocca e contrae la muscolatura e questa contrazione crea poi questi dolori che poi volutamente impediscono di eseguire i movimenti, appunto per evitare di creare danni poi ben maggiori. I dolori solitamente i dolori più forti si hanno subito, quindi le prime ore, e si protraggono poi sempre andando poi scemando i primi 2-3 giorni. Normalmente si guarisce da un colpo della strega normale in 2-3 settimane. In questo video vediamo di capire come prevenire, come evitare di avere il colpo della strega, e vediamo, nel caso in cui abbiamo poi il colpo della strega, anche i rimedi e che cosa possiamo fare. La cosa importante primaria per evitare poi di avere il colpo della strega è quello di rinforzare la muscolatura della schiena nel complesso, soprattutto della muscolatura lombare. Quindi facciamo tanti esercizi di forza per la schiena, e soprattutto anche facciamo tanti planks, quindi per allenare quella che è la postura, e facciamo anche tanti esercizi di mobilità per smobilizzare soprattutto la schiena e le articolazioni, in modo che la muscolatura sia calda e preparata all'allenamento. In generale, quello da evitare anche nella vita comune sono i movimenti bruschi. Il colpo della strega solitamente viene perché ci inchiniamo in avanti e poi ci alziamo velocemente. Ecco, questo generalmente è un movimento assolutamente poi da evitare sia nell'allenamento sia nella vita normale. Se dobbiamo chinarci a raccogliere qualcosa, è meglio scendere con le gambe, lasciando la schiena la schiena dritta. Questo è già, se fai questo, già la possibilità che tu venga colpito dal colpo della strega è sicuramente poi ridotta ai minimi termini. Più si va in là con gli anni, più è probabile che si venga colpiti dal colpo della strega, e quindi è sempre più importante fare ginnastica, fare movimento e rinforzare quella che è la muscolatura della schiena. Quindi se hai 50-60 anni e magari fai poco sport, un ulteriore motivo per iniziare a fare sport è sicuramente anche prevenire questi infortuni e questi dolori. Vediamo ora i rimedi nel caso in cui si venga colpiti appunto dal colpo della strega. Il mio consiglio numero uno è, a parte le prime ore, se il colpo della strega è forte, quindi se hanno dolori forti, cerca di stare sdraiato, fermo e riposarti e rilassarti. Passate le prime ore, sicuramente dal giorno dopo, quello che bisogna fare è muoversi, al contrario di quanto forse spesso viene detto, di stare fermi, tranquilli, magari riposati a letto. No, bisogna cominciare a muoversi, chiaramente soprattutto la mattina. I dolori maggiori si hanno la mattina appena alzati, e quindi la mattina appena alzati i movimenti sicuramente vanno fatti lenti e controllati. Come lenti e controllati vanno i movimenti vanno fatti poi fino a quando poi non saremo guariti. E un consiglio, se vogliamo evitare appunto il colpo della strega anche quando siamo sani, è nella vita di cercare di evitare i movimenti appunto bruschi, perché è proprio con i movimenti bruschi che possiamo essere colpiti dal colpo della strega. Quindi consiglio numero uno è sicuramente di muoversi. Consiglio numero due è di fare esercizi di mobilità per la schiena. Ho fatto appunto un video in cui spiego gli esercizi di mobilità. Sicuramente aiutano a sbloccare, rilassare e se vogliamo a massaggiare quella che è la muscolatura della zona lombare. Un consiglio numero 3 è quello sicuramente di recarti da un esperto, da un fisioterapista o un massaggiatore buono, nonché anche da un osteopata. Probabilmente se ti viene il colpo della strega ti hai anche un blocco alla schiena, quindi sicuramente un massaggiatore e un osteopata non possono che aiutarti a guarire e a guarire poi più velocemente. Un quarto consiglio è quello di fare dei massaggi, quelli puoi fare anche da solo, con arnica o comunque un tonico alle erbe. Questi sicuramente aiutano moltissimo il recupero. Altro consiglio è quello di mettere dei cerotti
antinfiammatori, che anche questi aiutano moltissimo poi a recuperare più velocemente, come aiutano a recuperare molto velocemente anche degli impacchi caldi che puoi fare anche con un panno bagnato appunto con acqua calda, mi raccomando che sia molto calda, e lasciati appunto sulla schiena mentre sei sdraiato. Io mi auguro che i miei consigli possano esserti stati d'aiuto, ti ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video, ciao!